Sul mio canale Off Samuel. Perché c'è Peppa Pig? Perché è Peppa Pig in casa? Perché quest'oggi siamo qua in veste, appunto, MSP, veste importanti, non su un campo da calcio, non per allenarci, ma per rispondere alle vostre domande. Negli scorsi due video avete potuto assistere ai loro due provini. E che provini, ragazzi! Che provini, signori! E sono sorte veramente tanti dubbi, tanti pensieri, tante domande che oggi andremo a rispondere in questo magnifico video. E quindi in questi giorni abbiamo fatto un box su Instagram delle domande e in questo video andremo a rispondere. Ragazzi, oggi daremo risposte molto oneste, ragazzi, non importa quanto siano brutali. Quindi ragazzi, se non siete iscritti al mio canale Instagram, andate ad iscrivervi, mi raccomando. E adesso iniziamo subito con le domande. Andiamo! Alessandro ci chiede: quando tornerai completamente dall'infortunio? Attualmente sto recuperando dall'infortunio che ho subito più di un mese fa. È stato abbastanza brutto come infortunio, perché ho rischiato veramente la frattura della caviglia. Però sì, sono dovuto stare 30 giorni fermo e da questa settimana riprenderò con gli allenamenti con la squadra. Quindi mi vedrete per la seconda parte di stagione in MSP. Anche perché stiamo sentendo la tua mancanza sul campo da calcio. Ma torna presto, sì. Lo so. E allora passiamo alla seconda domanda. Jacopo PD ci scrive: cosa ne pensi del trasferimento di Goglionella? Allora ragazzi, penso che il capitolo ormai sia chiuso con Goyormella, almeno per quest'anno, all'MSP. Ci abbiamo provato in tutti i modi a vedere di trattenerlo, farlo ritornare in qualche modo all'MSP, ma purtroppo non siamo riusciti noi in questo intento, perché alla fine adesso è in un'altra squadra, un'altra realtà. E gli auguro un grandissimo bocca al lupo per questa seconda parte di stagione e sicuramente lo vedrete sul canale, perché presto arriveranno nuovi contenuti con nuovi personaggi, nuove persone. Uno di questi è Goyormella e quindi ce ne saranno di belle, ragazzi. Black Panther scrive: dopo l'MSP, che squadra andrai oppure finirai la tua carriera da calciatore? No, ok ragazzi, cioè, sono giovane, nel senso, non è che sono solo all'inizio. Sono all'inizio, ragazzi, vedrò nel corso di quest'anno 2023 come andrà e speriamo di fare bene, insomma. E ricordate che tutto può succedere. E succede solo a chi ci crede. Io so, magari lo vedremo all'Ella Sperona prossimamente. Ah, girano voci di mercato, ma non gli diciamo niente. Lauretta 10 scrive: quando e in quale partita hai fatto la tua migliore prestazione con l'MSP? Io penso che la mia migliore prestazione l'abbia fatta nella finale dell'anno scorso. Nella finale per l'accesso alla promozione. L'accesso alla promozione, dove ho fatto un bellissimo assist. Lì è proprio Samuel Prime Moment, ragazzi. E ho giocato una grandissima partita di livello. Hai performato quando contava. E allora andiamo avanti, dritti spediti con le nostre domande. E qui la domanda delle domande. Vogliamo domande. Saperlo tutti, noi compresi. Non lo sappiamo neanche non noi. Non puoi fuggire. Quanto guadagni all'MSP e in che settore giovanile hai giocato? Bellissima domanda. Dai, rispondo a te, Lollo 22222222222. Come Milan a Roma. Ha preso tanto due. Lasciamo stare, Gnabry, per favore, evitiamo certi commenti. Allora, il mio settore giovanile è stato Zola Predosa Calcio, dove sono cresciuto, dove sono maturato fino ai 16 anni, che ho esordito appunto in prima squadra. E quindi sì, Zola Predosa, che è nel nostro stesso girone di promozione e che attualmente è prima nel girone. Allà. E quindi se continua così potrebbe salire in eccellenza. Questo deve rimanere lì. Chi lo sa se ritornerà. Diciamo che adesso abbiamo intrapreso due percorsi diversi. Io adesso sono qui all'MSP, sono ben felice nella nostra famiglia e vediamo magari in futuro, chi lo sa. Chi lo sa. Arrivando invece alla domanda: quanto guadagna Off Samuel all'MSP? Rullo di tamburi. Attenzione. Secondo voi quanto può guadagnare un giocatore di promozione? Allora, circa dai 10 ai 12 mila euro al mese. No ragazzi, a parte gli scherzi, non è vero niente. Un giocatore di promozione guadagna tutte queste cifre. Allora, la cifra esatta, ovviamente per correttezza nei miei confronti e diciamo di tutto l'ambiente, tutto, non ve la posso rivelare. Però vi posso dire all'incirca quanto guadagna un giocatore di promozione, quanto guadagno io. E vi posso dire: più di 100, meno di 500. Ok. Al mese, che in realtà non è proprio un guadagno netto, è più un rimborso spese.
Poi, se siete giocatori veramente di top, top livello, potete arrivare a guadagnare anche più di 500 euro. Scrivetemi qua sotto nei commenti, secondo voi, quanto si può girare il prezzo esatto del mio ingaggio. Poi non è detto, perché ricordiamoci anche delle multe, se arrivi in ritardo. Facendo provino mi sono accorto che esiste il concetto della multa, quindi potresti anche guadagnare qualche eurino in meno. Muhaj Mahad Mamad. È un buonaggio fiscale. E mi chiede, sei mai stato bocciato? Ah, è qui, sei in promozione, quindi si presume di no. Promozione si viene promossi. E invece no, sono stato bocciato. No. È molto clamorosa la mia bocciatura, nel senso, sono stato bocciato in prima media, pensate. Prima media. Ragazzi, vi spiego. Non è che ero così ignorante, però da piccolo sono sempre stato un ragazzo molto distratto, tanto distratto. Ok, forse esageratamente distratto. Poi sono maturato, per fortuna, anche a livello mentale mio. Meno male. Infatti, se mi vedete più maturo è perché sono cresciuto e anche voi potete diventare persone mature e intelligenti e onesti. Sono cresciuto, ho capito quanto sia stato fondamentale la scuola. Pierino. E questo è il concetto di una persona non matura. Ecco, sto facendo l'esempio di quello che eri tu in prima media. Sì, sì, sì. Io andavo a scuola, facevo ridere compagni, ho sempre fatto le mie gag. Certo, e quindi rimorchiare le professoresse. Sì, le mie professoresse lo sanno. Mando un bacio da casa. Da intrattenere le professoresse ai figli delle professoresse un attimo. Mamma mia. Oh, attenzione. No, a parte gli scherzi, mi sono reso conto di quanto la scuola sia veramente fondamentale, perché ci permette di non essere ignoranti e ci permette di non subire delle fregature durante il nostro corso poi di crescita della vita, di tutti i giorni. Perché ragazzi, sapere vi rende liberi, la conoscenza vi rende liberi, sappiate questo. Ricordatevi. Andiamo avanti con le nostre bellissime domande. Consigli per diventare un giocatore di promozione come te. Allora ragazzi, vi dico la verità. Potrei fare quello falso, quello finto. Sì ragazzi, allenati per diventare come me. No ragazzi, vi dovete ispirare ai giocatori di Serie A, non di promozione come me. Ok, va bene tutto che gioca in promozione, però ispirati ai giocatori di Serie A. Poi potete guardare le mie partite, supportarmi, tutto quello che volete. Però l'obiettivo anche mio è quello di guardare chi gioca in Serie A. Tant'è che ieri sono andato a vedere Milan-Roma e ho visto come non giocare una partita di calcio. Farò un video riguardo tutti i consigli, le tecniche per migliorare a calcio in maniera anche con degli ospiti. Quindi fatemi sapere se lo volete, che sarà un video diciamo educativo per cercare di capire come ci si può migliorare in più aspetti sull'ambito calcistico. Andiamo avanti con le nostre bellissime domande. Una domanda quanto particolare. Kevin Siniga chiede: le dimensioni contano secondo te? Che cosa c'entra questo video? Bro, sbagliato video. Sbagliato video direttamente, sbagliato però video. Ormai l'hai citata e bisogna rispondere. E la domanda l'ha fatta a te, non l'ha fatta a me. In maniera secca. L'importante è saperlo utilizzare. Basta, perché sono dei bambini. Basta. Nico Trippo mi chiede: sei fidanzato? Ah! Io e Gnabi, ragazzi, non abbiamo mai detto, ma siamo fidanzati. Attualmente non sono ufficialmente fidanzato, però potrei. È svincolato. Sono svincolato, sì. Però potrei avere qualche frequentazione. Quindi, magari sul canale, se mai mi dovessi ufficialmente fidanzare, vi presenterò la mia ragazza. Attenzione! La signora Off Samuel. Forse nel 2026 uscirà il video. Va bene, andiamo avanti. Domanda delle domande. Matteo Barbie. La forse la domanda che tutti aspettavano in questo video. È arrivato il momento. Ah, è arrivato il momento, signori. Alla fine, i Pirla Svuk sono stati ingaggiati dall'MSP oppure no? Questa è una domanda a cui lascio rispondere i due soggetti indicati. Allora, in teoria l'ultimo video, il problema di Gnabry, è terminato con un parere molto positivo del coach Fanti, che appunto afferma che ci vorrebbe dare una possibilità, insomma fa intendere questa cosa qua. E quindi qui la scelta stava a noi: continuare oppure lasciare perdere. Io alla fine ho deciso che per il momento passo e continuo con la mia vita regolare, perché ho tanti impegni, ho tante cose da fare, tante passioni. Il calcio è una di queste. Però diciamo che gestire un canale YouTube da più di 1 milione di iscritti richiede tanto tempo. Oltre a quello gestisco altri social, altre attività. Al momento ritengo di non avere il tempo di impegnarmi in una squadra 11, perché ragazzi, giocare a questi livelli comunque ti richiede di dare la tua disponibilità per 3 allenamenti a settimana di 2 ore ciascuno, o anche di più, più la partita la domenica. Quindi cosa vuol dire? Che tu non puoi prenderti impegno
impegni, perché una volta che dai la tua disponibilità tu ci devi essere, non è che quando ti pare puoi non svegliarti. Non credo, non mi sento in questo momento di poter dare questa disponibilità, questa affidabilità. In più credo anche che iniziare subito andando in una squadra di promozione sarebbe molto faticoso. Secondo me ci metterei tanto a scalare le gerarchie, quindi dovrei fare secondo me un anno di gavetta di sacrificio, giocando ogni tanto sì, giocando ogni tanto no, stando un po' in panchina. Non ho questa pazienza, però chissà, tengo comunque aperta questa parentesi. Sarei disposto a fare un esordio, però a fare una partita, forse lì potrei cambiare opinione. Il mister Fante appunto ce l'ha detto, nel senso, diciamo che la prova è stata superata, però per giocare poi nei 90 minuti c'è bisogno di molto altro. Sarei curioso di fare un esordio e vedere come mi comporto. Mi ha detto coach Fante, sono indietro fisicamente, quindi non essendo ancora pronto io aspetterei di raggiungere questo livello, appunto sempre di fiato fisico, perché secondo me comunque le doti ce l'ho, il pensiero veloce ce lo potrei avere, migliorare con il tempo, quindi chi lo sa, magari dalla prossima stagione, se dovessi iniziare con il ritiro e tutto, potrei anche andare a titolo definitivo in questa squadra. Però, ok, quindi per adesso no, ma magari diventerà. No, anche sono aperto a fare un esordio, un amichevole anche prima, quindi quando ci sarà l'occasione io risponderò pronto. Attualmente siete in rosa. Bellissimo, perché sport, noi siamo in rosa, ragazzi, attualmente sono in rosa, però diciamo che non continueranno con noi con gli allenamenti. Ma chi la firma Samu, scusa? Dopo chi fa le telecronache, dopo chi mi firma, dopo, ragazzi, è un casino. Quindi mi dispiace, ragazzi, so che ci avete sperato di vedere il trio più forte di Tube Italia giocare nella stessa squadra, pronti, ma non siete ancora pronti. Però nuovi progetti arriveranno, perché non solo loro faranno il provino all'MSP, ma ci saranno altre nuove sorprese, altri provini all'MSP. Fatemi sapere se volete anche un creator nuovo, un influencer che vedreste bene all'MSP. Ultimamente ha commentato Crispo. Attenzione! Quindi chi lo sa, uno tra un ZV e un Crispo all'MSP. Chissà se passerebbero la prova. Fatemi sapere se volete vedere questo tipo di contenuto sul mio canale. Detto questo, ragazzi, passiamo all'ultima domanda di questo video e poi chiudiamo in bellezza. Aniello Fanale 26, nome particolare, ci chiede: punti a qualcosa in più dell'MSP o ti accontenti di ciò che hai fatto e farai con la squadra? Sei un grande. Ti ringrazio, Aniello. Sei una persona ambiziosa? Sono una persona ambiziosa, sì. Si punta sempre a fare sempre di più. Vi dirò, in primis mi vorrei concentrare su finire bene quest'anno, perché è importantissimo, secondo me, per un giocatore in qualsiasi ambiente si trovi, chiudere bene l'annata, cercare di rimanere sempre concentrati, positivi e non avere troppo la testa oltre. Io spero di poter velocizzare questa mia crescita e di poter arrivare al più presto possibile, più in alto possibile. Magari, chi lo sa, se ci arriviamo con l'MSP ancora meglio, perché posso indossare questi colori, queste maglie, e magari un giorno anche da fascia da capitano. L'esordio da capitano. Però sì, al momento penso alla squadra, penso a dove sono adesso, con i piedi per terra, con tanta umiltà, tanta passione, dedizione, si punta sempre più in alto. E quindi con questa magnifica domanda direi che abbiamo risposto a tutte le vostre questioni in generale, tutte le domande diciamo di punta. Io, ragazzi, vi ringrazio immensamente per tutto il supporto che mi avete dato in questo 2022 che è passato, in quest'anno nuovo che è iniziato, perché abbiamo raggiunto le tendenze nei video scorsi. Vi ringrazio, i 300.000 iscritti soprattutto. I 300.000 iscritti. Prossimamente uscirà lo speciale 300.000 iscritti. L'anno scorso per il 200.000 siamo stati a Los Angeles, signori. Quest'anno potrei decidere di andare in un paese che mi ha dato tanto, in un paese che mi ha colorato in tutti i sensi, in un paese dove tutto ha avuto origine. Quindi potrebbe esserci veramente, a livello mio personale, perché sono nato e cresciuto in una terra ma non ci sono mai più ritornato, proprio mai più, e quindi potrebbe essere un qualcosa di veramente bello e devastante poter, diciamo, ritornare dove tutto ha avuto inizio. E quindi, detto questo, mi raccomando, state connessi perché lo speciale arriverà molto presto. Attenzione, io vi ringrazio, ringrazio i Pirlas V come sempre, che ormai siamo diventati un team veramente micidiale su YouTube, un team fortissimo. Io sono veramente felice e fiero di poter riniziare anche quest'anno con loro, come in questi 5 anni passati ormai a fare video insieme sul canale. Amici, fratelli,
fatemi sapere voi che cosa ne pensate del nostro gruppo. Ragazzi, e mi sa che io mi trasferisco qua. Attenzione, mi sa che io mi trasferisco qua. Colpo di scena. Quindi, colpo di scena. Buttiamo così questa bomba. Sì ragazzi, perché mi sa che il 2023 non si può non lavorare più uniti. Quindi mi sa che Off Samuel si trasferirà forse definitivamente in casa più lunga. Wow. Un letto c'è. Un letto c'è. La casa degli youtuber. Sì, la casa degli youtuber. Qualche spoiler su Instagram. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, lasciate like, lasciate un commento, fatemi sapere se volete un altro video dedicato, magari con tutta la squadra del MSP, dove rispondiamo a qualche domanda. E noi ci vediamo in un prossimo video. Vado a preparare la borsa per fare l'allenamento. Bella, ragazzi. Ragazzi.